28 agosto, Sant'Agostino, il grande filosofo del V secolo d.C. Agostino era un uomo che si faceva un sacco di domande, era un cacadubbio infernale, ma c'era una domanda che lo ossessionava particolarmente. La bellezza del creato ci avvicina a Dio o ci allontana da Lui? Mica è facile rispondere a questa domanda. Ad esempio, a me piace andare in montagna con mio figlio. E quando arriviamo in vetta è magnifico. Il ragazzo guarda smarrito l'immensità. Allora lo prendo per le spalle e gli dico: guarda figlio, tutto questo Dio l'ha fatto per noi. Dio ce lo dona. Ma quando invece siamo in spiaggia e mio figlio guarda con altrettanto smarrimento la disinvolta signora che sfida le leggi della gravità accanto all'ombrellone nostro, non mi viene da dirgli la stessa cosa. Tutto questo Dio l'ha creato per noi, Dio ce lo dona. E non ci sarebbe niente di male, perché la signora è una creatura di Dio come l'aria, l'acqua, le montagne e tutto il resto. Pur tuttavia sono persuaso dalla sensazione che potrebbe arrivarmi da un momento all'altro lo sganassone di mia moglie. In montagna no, non ho questa sensazione, non è che mi viene da dire: guarda che belle le montagne, porco Giuda moriva mamma, mozzemena! Perché le montagne sì e le montagne della signora no? Che t'hanno fatto le montagne della signora? Perché non posso fare a mio figlio una catechesi sulla creazione partendo dalle montagne della signora? Perché non posso? Perché sei un porco! Agostino, illuminami! Figliolo, che cos'è la bellezza? Cosa ci attrae? Beh, io in una donna guardo principalmente l'aspetto caratteriale. Le tette! Interroga la bellezza del cielo, la bellezza della terra, la bellezza di un corpo, ed esse ti risponderanno: Dio ce l'ha fatte! Non fermare il tuo sguardo alla pelle delle cose, perché tutte le immagini portano scritto più in là.